Davide, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. C'è molto da pensare anche sulla mania per i selfie in un paese, per esempio la butto lì, che mentre si selfizza si dimentica di far bambini. Direte voi che c'entra? C'entra, ci arriviamo. Corriere della Sera, in apertura, caro Davide, virus, 18 mesi per il vaccino, l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, peggio del terrorismo, il mondo si sveglia, lo avete sentito poco fa nel nostro giornale orario, superati 1000 morti, di fatto sono tutti in Cina, tranne pochissimi al di fuori del gigante asiatico. Davide, hai scelto di partire da quella che è di fatto l'apertura di quasi tutti i quotidiani. Sì, del resto il linguaggio che hanno usato ieri comporta, è la notizia più importante, no? Cioè, il virus è come il terrorismo, peggio del terrorismo, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, che ci volessero 18 mesi per il vaccino lo sapevamo già, l'avevano detto le nostre ricercatrici, ricordate lo Spallanzani, l'abbiamo isolato. Però da qui al vaccino c'è un cammino lungo da fare, che nei laboratori deve essere fatto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità però dovrebbe darsi, diciamo, una linea di comunicazione in qualche modo coerente nel tempo, perché noi siamo partiti, nessuno di noi indossa il camice bianco e quindi non ci atteggiamo neanche lontanamente a virologi. Però insomma la linea era stata, bisogna avere le precauzioni, bisogna comportarsi in maniera seria, non sottovalutare, ma neanche che si diffonda il virus della paura. La paura è l'infezione più pericolosa. Sono convinto che sia così, in effetti la paura è un'infezione pericolosa. Certo che se uno se ne esce dicendo il virus è più pericoloso del terrorismo, non si capisce bene quale comunicazione stia facendo. Aspetteremo le nuove evoluzioni di quel che ha da dire l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, invece Fulvio lo anticipava in apertura del collegamento con te, non si nasce più, titola Repubblica, pagina 8 e 9 questa mattina, ogni 100 morti 67 neonati, mai così male dal 1918, Mattarella dice agire subito, in gioco il futuro del paese. Poi c'è tutta una tabella ovviamente sui numeri, c'è un'intervista alla ministra per la famiglia Bonetti che dice già dal 2021 un assegno unico per i figli, via le tasse sull'istruzione. Allora Davide. E allora vedi, è proprio questo il punto, la reazione, no? Cioè adesso la ministra Bonetti, ma anche tutti gli altri, poi alla fine per la miseria abbiamo una denatalità, complimenti che ve ne siete accorti, noi siamo anni che andiamo dicendo, se eravamo diventati parroci a forza di parlare di natalità. E a questo punto dice bisogna i soldi, prendere i soldi della spesa pubblica, intervenire, maggiore spesa pubblica. Ma se noi abbiamo la natalità più bassa in un secolo, e nel secolo ci sta il 1918, cioè quando i nostri ragazzi erano al fronte per ragioni ovvie, diciamo, di delocalizzazione, diciamo, si riproducevano meno, se abbiamo la natalità più bassa da un secolo, ma voi sul serio volete cercare di sostenere che noi siamo, dal punto di vista del secolo, nel punto più basso di povertà? Cioè in questo secolo l'Italia non è mai stata così povera come adesso, è vero l'opposto, in questo secolo l'Italia non è mai stata così ricca come adesso. E allora forse l'idea di intervenire mettendoci i soldi è, ho l'impressione che sia, diciamo, come dico, più una scusa che una realtà. Tu i soldi te li devi fare venire in mente su un altro fronte, e che la denatalità, se ogni 100 morti c'hai 67 nati, significa tra l'altro che l'età media della popolazione cresce enormemente, che è un fatto positivo, per carità, perché se non si muore in fretta, specialmente chi è giunto a una certa età festeggia questa cosa, però significa che l'intero sistema di stato sociale, di welfare, deve essere ricalcolato. Noi cosa continuiamo a parlare? Di mandare la gente in pensione, ma vi rendete? È quello il punto, il rincitrullimento è quello. Tu hai un problema di denatalità e ti comporti come se fossi povero e con un'altissima natalità. Sei nella condizione opposta. Il tutto per non dire cosa? Il tutto per non dire che sono scelte. Poi io sono laico, ognuno fa quello che gli pare, li vuole fare o non li vuole fare i figli. Ma sono scelte che derivano dal fatto che ci siamo convinti tutti quanti che la ricchezza si divide e non si produce, che il patrimonio, se me lo tengo per me, sono più ricco e se non la devo dividere con gli altri meglio, e che i figli sono un investimento a tempo e generosità, ma non sono ricchezza né per la famiglia né per la collettività. Benvenuti nel mondo di chi vive di sola rendita e non crede
che il mondo possa crescere, che la ricchezza possa crescere. Questo è l'effetto che c'è dietro tutto questo. Il problema della denatalità è questo modo di pensare, mica gli anticoncezionali. Torniamo subito da Davide Giacalone con il titolo a tutta pagina della prima questa mattina del giornale. Salvini rischia il carcere. Il caso, lo ricorderemo, è quello della Gregoretti. Oggi il Senato vota proprio sul processo a Matteo Salvini per sequestro di persona. Davide. Sì, se io fossi senatore quest'oggi voterei contro il processo, perché ho visto che cioè, Matteo Renzi dice io non vedo il reato, però forse voteremo a favore, e non capisco il ragionamento, se non vedi il reato voti contro. Il Senato non è il posto dove si fa il processo, come del resto al Senato statunitense, mica hanno fatto il processo a Presidente Trump. Il Senato è il posto dove si fa una valutazione politica sul fatto che quel processo debba farsi oppure no, e ci si assume la responsabilità politica. E siccome quel processo, io in effetti non vedo il reato come non lo vede per esempio Renzi, e quindi voterei contro. Vedo una responsabilità collettiva del governo e quindi non vedo perché ci debba andare a processo un solo ministro. E vedo una politica che può essere considerata detestabile, ma non processabile. Perché non si porta una politica in un tribunale, ci si portano reati, nessuno al di sopra della legge. Si può pensarla diversamente da come la penso io, questo non c'è dubbio. Credo che quest'oggi forse il Senato darà via libera al processo, io voterei contro. Però attenzione, a volere questo è stata la Lega. In commissione a mettere le cose in queste posizioni, a dire il processo, vogliamo il processo perché lì Salvini dimostrerà, è stata la Lega. E questo è un errore enorme, concettuale, perché il processo non serve al me cittadino per dimostrare di essere innocente o a lui ministro per dimostrare di avere correttamente agito. Il processo serve alla procura per dimostrare che io sono colpevole, non a me per dimostrare che sono innocente. La procura che deve dimostrare che sono colpevole. Quindi se me lo posso risparmiare il processo me lo risparmio. Soprattutto auguro a Salvini che non gli capiti quello che lui ha voluto per il resto degli italiani, e cioè rimanere sotto processo tutta la vita. Perché la riforma incivile della prescrizione che lui ha votato a questo porta. Senti Davide, a proposito di Salvini, non so se hai letto sulla stampa un'intervista al leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che accusa Salvini per la prima volta in maniera direi diretta, è un affronto, no? Dice Matteo onora i patti, vuole una regione del sud, vada da Berlusconi e gli chieda la campagna, e poi aggiunge non sia aggressivo con noi. Mi sembra un tema forte quello che pone la Meloni. C'era stato un selfie, a proposito voi parlavate di selfie tutta la mattina, c'era un selfie dell'altro ieri. Meloni e Salvini insieme e la didascalia sopra di entrambe era alla faccia di chi ci vuole l'uno contro l'altro, ecco, alla faccia, cioè, ha tenuto 24 ore, ma è normale. Pierluigi, sono le candidature per le regionali, in Puglia la Fratelli d'Italia ha un candidato che vuole spingere e la Lega ne vuole un altro, rientra nella normale dinamica delle cose della politica. Non ne farei un dramma, come dice. Sì. Per correttezza no, voglio dire, perché non voglio dire cose inesatte, non è un'intervista, è un retroscena di Amedeo, sì, la mattina, insomma, dove ci sono delle dichiarazioni di Giorgia Meloni, ma non è un'intervista del leader di Fratelli d'Italia. Scusami Fulvio. Ma attenzione, stiamo andando verso il proporzionale, abituiamoci, ognuno coltiva il proprio orticello. Invece io sarei felicissimo, come tutti noi, anche di sentire la voce degli italiani attraverso i vostri messaggi al 378-378-1025, le parole di Davide Giacalone importanti sul crollo demografico, perché il discorso dei selfie io la butto lì, è una provocazione, ma ci credo profondamente, l'abbiamo sostenuto mille volte, io l'ho fatto, stiamo sostituendo il noi con l'io. Commenti. Vabbè, certo. Prima di tornare da Davide, però, la Gazzetta dello Sport, la presentazione della Ferrari, la rossa va a 1000, la nuova Ferrari Formula 1 si chiama F1000 perché in questa stagione la Ferrari taglierà il traguardo dei 1000, dicasi 1000 gran premi. Che meraviglia. Grazie Fulvio, una battuta anche su Air Italy che davvero non naviga in buone acque.
No, è in liquidazione. Una società quando perde soldi e quando le perdite dei soldi erodono il capitale va in liquidazione. Quando gli amministratori guidano bene la società e in queste condizioni riescono ad andare in liquidazione in bonis, come sta facendo Air Italy, cioè liquido la società, pago i debiti, rimborso i viaggiatori che hanno già comprato il biglietto e sparisco dalla circolazione. Per un motivo oscuro, chissà perché, tutti vogliono aprire un tavolo su Air Italy, perché hanno la nostalgia di Alitalia, cioè com'è bello andare in bancarotta, non averci soldi per pagare i creditori e dover chiedere i soldi al contribuente, e funziona così. Air Italy è andata in liquidazione in bonus, andassero tutti così. Dice, ma questo fa venire meno una compagnia aerea, e vuol dire che ne faranno un'altra, se il mercato consente di avere quello spazio ce ne sarà un'altra. È singolare questo paese in cui uno dice, se non fai bancarotta, dice, allora ti chiamano al governo per aprire un tavolo, lo chiudono e fanno prima. Su più fronti è singolare, Davide, come ci racconti ogni giorno. Va bene, le contraddizioni sono tante. Allora, buona giornata, Giacalone. Ci sentiamo sempre domani per il tuo consueto appuntamento con le prime pagine dei giornali. Buona giornata e buona radio a tutti. Come ogni mercoledì a quest'ora, la rubrica in collaborazione con Confindustria, il Post in Fabbrica. Oggi protagonista Consoft Sistemica, un'azienda ICT leader nello sviluppo di soluzioni per la trasformazione digitale, quali Internet of Things, Cyber Security, ma non solo, anche Big Data, nata nel 1986, ha sedi a Torino, Milano, Genova e Roma. Azienda molto attenta alla formazione, collabora con ITS Università, ma anche una propria academy aziendale per la formazione interna. Circa, pensate, 400 dipendenti, e ne cerca subito altri 37. A parlarne questa mattina la nostra graditissima ospite, responsabile risorse umane, Raffaella Rivetti. Signora Rivetti, buona giornata e benvenuta. Grazie. Una buona giornata. Buona giornata, Raffaella. Allora, abbiamo già detto un po' di questa azienda. Se c'è qualche cosa che vuole aggiungere rispetto proprio al vostro core business, insomma, a quello che fate, oppure passiamo anche subito proprio alle figure che state cercando. Ma guardi, noi siamo un'azienda informatica e lavoriamo per grandi imprese. Siamo nati a Torino, abbiamo una storia trentennale, siamo un'azienda italiana, che non è così scontato in questo nostro settore. Siamo cresciuti molto in questi 34 anni, vogliamo continuare a crescere, ma per farlo ci servono nuovi dipendenti e quindi stiamo cercando nuove risorse. Le vogliamo cominciare a individuare immediatamente numeri, qualità, tipologia, come li cercate, dove li cercate, perché è importantissimo questo. Ne cerchiamo tanti. Bene. Oggi ci presentiamo con i 37 dichiarati, che diciamo sono quelli dei primi mesi, ma in realtà il trend delle assunzioni dura poi per tutto l'anno. Cerchiamo figure tecniche, quindi cerchiamo fondamentalmente laureati in ingegneria informatica, ingegneria telecomunicazioni, anche ingegneria del cinema, una facoltà poco conosciuta ma un buon bacino. Cerchiamo anche diplomati che magari abbiano fatto un percorso di approfondimento tecnologico con questi percorsi post diploma, gli ITS soprattutto, che sono un'ottima occasione proprio di approfondimento tecnologico, ma anche poi di conoscenza reciproca fra allievo e azienda, perché una buona parte del percorso formativo viene fatto attraverso uno stage in azienda. E quindi c'è modo di approfondire i temi, sicuramente per la persona, ma anche per l'azienda, di conoscerle. Le mansioni, diciamo, specifiche di queste 37 figure, quali dovrebbero essere? La maggior parte, diciamo, che entrano nello sviluppo software, perché è un filone quello che c'è tanto da fare. Ma poi anche figure che sono più specializzate sull'analisi dei dati o sull'attività di gestione delle infrastrutture, perché il discorso è che l'informatica ormai è una cosa che c'è ovunque, nel nostro quotidiano la usiamo senza neanche renderci conto che dietro a quello che stiamo facendo c'è un programma software che qualcuno ha scritto, e sarà sempre di più così, nel senso che le esigenze continuano a crescere, le tecnologie continuano a evolvere, e quindi sarà sempre così che ci sono delle cose da fare, delle cose nuove con nuove tecnologie. Quindi la ricerca di nuove figure è direttamente proporzionale all'evoluzione della società.
Noi come utenti finali usiamo del software, le aziende usano software per tutto ormai, no? per tutto. Assolutamente per tutto. Ecco, dottoressa Rivetti, due cose mi interessa molto capire. Le donne stanno cominciando ad essere elementi attivi all'interno del mondo dell'informatica? Ecco, bella domanda. Allora, se posso dire, lo erano forse di più ai miei tempi. Quando la facoltà di informatica è nata c'era una, non dico una prevalenza, ma un 50-50 fra uomini e donne, ed era giusto che fosse così, perché questo è un mestiere molto adatto alle donne. Il problema è che poi nel corso degli anni forse è passato qualche messaggio sbagliato, forse è passato il discorso che sviluppare software è un mestiere da nerd e le donne non sono nerd, ma non è così. Fare sviluppo software vuol dire avere pazienza, avere competenze tecnologiche, ma avere anche tanta capacità di analisi, certo. Creatività, ma capacità di analisi, capacità di entrare in sintonia con il cliente per capire le esigenze del cliente, per poi progettare e realizzare la soluzione migliore per il contesto. Quindi le donne sono assolutamente fondamentali in questo contesto, senza contare che poi ambienti di lavoro troppo, diciamo, omogenei, troppo testosteronici, ma anche troppo femminili. Ovvio, anche troppo ma lì non c'è il rischio nell'informatica per ora di avere solo donne. No, quello no, però comunque non funziona. No, chiaro. L'innovazione viene fuori dalla diversità. Dal contrasto. Ma mi permetta, scusi, una curiosità, siccome è la prima volta che lo sento, no? Cioè nerd è una cosa declinabile solo al maschile. Beh, ma sì. Non esistono, diciamo, delle figure femminili che abbiano quel tipo di caratteristiche, signora Rivetti? Ma allora, appassionate di tecnologia ce ne sono tantissime anche di donne. È che non si sentono nerd dentro, perché ovviamente una donna tendenzialmente ha una sfumatura molto ampia dei suoi interessi. E quindi sicuramente una ragazza non passa il suo tempo libero a giocare ai videogiochi, no. Ma ha tantissimi altri interessi. Qui poi bisogna essere... Nerd è una figura che ci riporta sparati agli anni Ottanta, evidentemente, nasce in quell'era quando appunto sbarcarono i videogiochi nelle case degli americani e poi di tutto il mondo. Nerd è lo sfigato. Nerd è quello, le cose vanno dette per come sono, quello che non riesce con le ragazze, ma magari è un fenomeno con Dragon Slayer, perché poi le ragazze che giocano ai videogiochi ci sono, sono anche bravissime, però hanno, come lei ha detto, un approccio differente alla vita. Ma al di là di questo, il tema che può apparire leggero è serissimo e ci riporta al dibattito che facevamo prima sui pochi figli. I genitori, lei si può rivolgere per cortesia a mamma e papà, in particolar modo di figlie femmine, e dir loro che far studiare le materie STEM, cioè le scientifiche, non è vietato, anzi. Assolutamente. Le ragazze hanno esattamente le stesse possibilità di riuscire in questo settore, in questi studi, come gli uomini. Anzi, mediamente, io ho un marito insegnante, quindi mi porta tutta una serie di esempi. Le ragazze a scuola hanno sempre tendenzialmente degli ottimi risultati. Beh. Ma poi, quando è momento di mettere in campo determinate competenze, determinati studi, magari si fanno un po' condizionare da giudizi, da pregiudizi fondamentalmente, mentre invece sono studi assolutamente alla portata delle ragazze, che possono dare grandi soddisfazioni e grandi opportunità di impiego. Infatti. Perché questo va detto, cioè l'informatica dà e darà sempre di più delle opportunità di impiego per tutti. Per tutti. E ricordiamo il sito, allora, perché 37 per cominciare. Posizioni, posti, www.l'impiego.it/il-post-in-fabbrica, oppure il sito di Consoft Sistemi, naturalmente, per proporsi. Quindi credeteci, dottoressa, stia con noi. Ci sentiamo insieme Don Antonio Mazzi e poi ci salutiamo. Don Antonio! Ehi! Sì? Tutto bene? Molto bene. Tutto stamattina vado giù un po' duro, molto breve, vado giù secco. Eccola qua. Ogni divisione porta disgrazie. Ripeto, ogni divisione porta disgrazie. Sì. Beh, avete insomma, capito? Mi sembra molto profonda come frase, insomma, avremo modo di rifletterci. Molto chiara più che altro. Anche molto facile, chiara. Voglio dire, rifletteteci, mettetevi lì. Un papà, Gilberto, dottoressa Rivetti, scrive: mia figlia ha 11 anni, mi ha detto che vuole fare informatica, spero non cambi idea. Lo spero proprio anch'io. La signora Rivetti aspetta l'undicenne. Assolutamente, bisogna lavorare sulle nuove generazioni per migliorare il futuro.
Senta, grazie per anche la semplicità con cui si è rivolta ai nostri radioascoltatori, è stata molto chiara, non accade spesso e quindi questo ci fa particolarmente piacere. Le auguriamo buon lavoro a lei e a tutta la sua squadra. Grazie, grazie mille. Era emozionatissima, invece poi si è trovata, visto? Mi sono trovata molto bene, grazie. Questo ci fa piacere. Grazie a tutti voi, veramente. Tra pochissimo avremo il piacere di intervistare Amadeus, che non si ferma mai, è incredibile. Sapete, ieri l'ho visto a Porta, sì, è arrivato tardi perché aveva appena finito di registrare I soliti ignoti, cioè è praticamente da Sanremo andato a San Siro per la partita e poi è tornato a Roma. Ecco, esatto, da Sanremo a San Siro, perché la vita è fatta di priorità. I santi. Quindi prima San Siro? L'Inter. Con grande piacere ospitiamo questa mattina il giornalista, scrittore Paolo Berizzi, c'è il suo nuovo libro in libreria, L'educazione di un fascista, edito da Feltrinelli. Paolo, buongiorno e grazie per essere con noi stamattina. Ciao Giusy, ciao Fulvio, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Buongiorno Berizzi, allora lei ci riporta nei meandri dell'educazione fascista messa in atto da Mussolini, un'educazione che fu, diciamo, capillare e condusse a quel consenso tanto agognato dal Duce. E tra i più critici nei confronti del suo libro c'è chi sostiene è surreale parlare di antifascismo in assenza di fascismo. Ma davvero il fascismo è considerato una parentesi, diciamo, finita nel panorama italiano? Ma io farei una distinzione, lo dico con modo molto chiaro: un conto è il fascismo del FET, della camicia nera, insomma il fascismo scritto nei libri di scuola, e un conto è il fascismo che i cui segni oggi purtroppo riemergono. Il fascismo di oggi, o neofascismo, fascismo 2.0 come preferite, possiamo chiamarlo come vogliamo, è un fascismo mutato, profondamente mutato, che però ritorna nel solco dei populismi, dei nazionalismi di oggi, che sono quelli che ci raccontano le cronache, le svastiche e le croci di David disegnate sulle porte dei sopravvissuti all'olocausto, le aggressioni razziste, gli slogan che tornano a rievocare un passato che è duro a passare. Quando il passato non passa, di solito il futuro non arriva. Ecco, questo Paolo va sottolineato, non stiamo parlando di Achille Starace, segretario del PNF che saltava nel cerchio di fuoco, no? Con tutta poi l'iconografia anche tragicomica del fascismo del ventennio. Qui parliamo di un qualcosa di subdolo che è intorno a noi, in mezzo a noi. Tu hai esplorato di tutto nel libro, c'è qualcosa che ti ha fatto particolarmente paura? Ma come dicevi tu, è un fascismo culturale, no? Che però si declina in varie altre forme. Per carità, non ci sono i cerchi di fuoco, però nel libro io racconto come rinasce un fascista, no? Le regole di ingaggio, le modalità di reclutamento, la formazione, appunto l'educazione del fascista 2.0 o 3.0. Il reclutamento oggi, ed è questo che mi ha più colpito per rispondere alla tua domanda, avviene soprattutto attraverso le suggestioni. Che significa? Slogan identitari, simboli, abbigliamento, un concerto, le curve degli stadi, delle parole d'ordine che ritornano. Io le cito: orgoglio italiano, onore, patria, lealtà, sacrificio, che non sono parole solo fasciste, sono parole che appartenevano a tutti. Ma i neofascisti oggi ci hanno messo il cappello sopra, hanno adottato dei simboli e quindi racconto come l'estrema destra rinasce anche grazie ad alcune sponde istituzionali da parte di partiti sovranisti, e rinasce anche attraverso iniziative che credevamo davvero dimenticate. I tedeschi la chiamavano Bildung, no? Ed era proprio la formazione anche fisica dei giovani che avveniva e avviene tra palestre, curve, colonie estive, eccetera. Ci sono, lo racconto nel libro, c'è tutto un circuito di sport, soprattutto da combattimento, dove l'estrema destra si infiltra per far proselitismo, quindi non si forma più l'atleta, ma si forma il guerriero pronto alla resistenza etnica, pronto a combattere per difendere i confini. Questo è quello che accade oggi e questa è la fotografia che ho scattato. Che hai scattato in questo libro, che appunto, se vi piace l'idea di approfondire e di capire un po' di più, il libro si intitola L'educazione di un fascista, edito da Feltrinelli. L'autore è Paolo Berizzi, che è stato con noi al telefono in questa mattinata. Paolo, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi, grazie. Dalla bruna levante alla rossa, ieri presentata la SF 1000, la nuova Ferrari.
un po' di anni che lo ripetiamo, la Ferrari che deve centrare il riscatto, vabbè, e insomma il prezzo che paghiamo al dominio Mercedes. Carlo Vanzini, voce di Sky Formula 1, caro Carlo, grazie di essere con noi. Ciao, ciao, troppi anni, troppi, bravo, troppi, bravo. Buongiorno Carlo, ce la racconti questa nuova Ferrari per chi non avesse ancora avuto modo, insomma, di capirne le caratteristiche? Beh, intanto partiamo da una presentazione diversa dal solito, è solo la seconda volta che la Ferrari presenta la sua macchina lontano dall'azienda, da Maranello. Era già successo nel 2009 al Mugello, diciamo che quell'anno non era andata benissimo, quindi lasciamo i corsi e ricorsi là dove sono. All'interno del teatro è stato tutto molto suggestivo, poi abbiamo finalmente visto questa macchina. Diciamo che il progetto va abbastanza in continuità con quello della passata stagione, perché non c'è una rivoluzione tecnica, però tutti i tecnici, tutti gli ingegneri, a iniziare anche dal team principal Mattia Binotto, ci hanno parlato di un lavoro importante fatto su questa macchina. Peraltro noi non abbiamo visto la rossa col vestito bello, quello da gara, abbiamo visto una rossa ancora con un vestito con delle parti della passata stagione, perché giustamente quando svelano la macchina non vogliono svelare tutte quelle che possono essere già anche gli sviluppi del corso della stagione. Però un posteriore molto più stretto, cambiato l'attacco delle sospensioni, ridotta la dimensione del cambio, bisogna vedere anche poi l'affidabilità, e molto lavoro sulle pance laterali, un po' in stile Red Bull. Secondo me è una Ferrari che ha preso molto da Mercedes e Red Bull. Vedremo oggi la Red Bull che probabilmente avrà preso qualcosa da Ferrari, vedremo poi una Mercedes il giorno di San Valentino e capiremo lì se andranno a braccetto innamorati fino a fine mondiale, punto su punto, la Mercedes che avrà preso qualcosa da Ferrari e da Red Bull. Bene, a questo punto grande entusiasmo, mi pare di aver capito dalle parole anche dei piloti. Sì, sai, quando inizia la nuova stagione parti comunque da 0-0 e te la giochi. L'importante ovviamente è che non sia una stagione come quella passata. Dopo 4-5 gare era evidente che Lewis Hamilton era in corsa, lanciato per la conquista del suo sesto titolo mondiale. La Ferrari dovrà anche difendere il trono di Michael Schumacher, dei suoi 7 titoli, del numero di vittorie di Michael Schumacher, perché Lewis Hamilton ormai c'è. Tutti hanno detto che non sono loro, Binotto ha detto non siamo il team da battere, i piloti hanno detto non sono io il pilota da battere. Molto tranquillo Charles Leclerc, nel senso ha detto non voglio essere arrogante, non posso sentirmi l'uomo da battere, penso che Lewis... È caduta la linea, Temo. Sì. Infatti, chiediamo scusa ai nostri amici, mentre sarà un segno. Stava per parlare di Sebastian Vettel, il povero Dato Carlo via. Mazzini, è caduta la linea. Lo risentiremo. Ma avremo modo, comincia il campionato in Australia in marzo. Grazie a Carlo Vanzini, forza Ferrari. Torniamo a parlare del grande successo di Sanremo 2020 e lo facciamo con il vero vincitore e protagonista, Fulvio. Assolutamente, lo abbiamo già anticipato, ci ha appena raggiunti al telefono, è un piacere perché per noi resta di casa Amadeus. Caro Ama, buongiorno e grazie. Buongiorno di cuore. Buongiorno. Senti, partiamo dalla fine, perché nella conferenza stampa di chiusura del festival tu hai parlato di felicità. Proviamo un po' ad esplorarla questa felicità, Amadeus. Beh, la felicità è data da, come dire, da una serenità che uno acquisisce, da un clima bello, dalle persone che ti vogliono bene, anche non quelle che hai comunemente vicino sempre, come dire, in tutti i momenti positivi e negativi, ma l'affetto della gente che è tantissimo, quello ti dà uno stato di felicità notevole, insomma, quindi... la felicità è data anche da un lavoro fatto bene, queste sono tante cose, da quello che può essere il lavoro, può essere una passione, può essere lo sport, può essere la soddisfazione per un obiettivo raggiunto. Insomma, la felicità è una cosa che dobbiamo abbiamo diritto a provare ad essere felici. Ecco, ma la mente ovviamente corre ai grandi risultati, ma non può essere solo legata agli ascolti, no? Guarda, io quando, tu un po' mi conosci, quando io ho cominciato a lavorare a Sanremo già da agosto avevo le idee ben chiare, nel senso che era questo il Sanremo che desideravo fare e ho lavorato per questo.
ed ero molto tranquillo, malgrado le polemiche che capivo che secondo me erano assolutamente sterili, perché io so come sono. Quindi io ero tranquillo, sereno e non ho mai avuto una reale preoccupazione, perché stavo per fare la cosa che ho sempre sognato tutta la vita. Ero veramente tranquillo e quindi mi sono goduto questo momento che sarà per me indimenticabile. Eh beh, vorrei anche vedere Amadeus, il grande Massimo Troisi, travolto dal successo di Ricomincio da tre, andava in giro dicendo: ragazzi, io aspetto il terzo film, perché qui con il secondo, come dire, mi chiedete tutti, avrò lo stesso successo. Il sottinteso era: non mi stressate. Ora tutti a chiederti: la rifai? Rifai Sanremo? Sì? No? Sì, guarda, oppure per usare un parallelismo calcistico che io e te amiamo molto, è dopo un triplete è difficile vincere un altro l'anno dopo, quindi ci vuole pazienza. In questo momento qualsiasi mio pensiero, qualsiasi risposta, quella positiva di farne un altro, potrebbe essere dettata dall'entusiasmo e quindi pericoloso, e qualsiasi no potrebbe essere dettato dalla stanchezza e altrettanto pericoloso. Adesso ci si prende qualche giorno di tempo e poi si riflette. È pur vero che questa è una cosa, per come sono fatto io, sono felice di essere tornato alla mia quotidianità, fatta del mio quiz, i miei soliti ignoti tutti i giorni, alla famiglia e alle cose che amo fare tutti i giorni. Questo è, per come intendo io Sanremo, un grande evento, e se uno lo deve preparare come un evento è difficile poterlo fare due anni di seguito. Quindi però attendo di capire da me stesso, ancora dopo qualche giorno di riposo, che cosa è meglio fare per il festival, per me, insomma, per tutti quanti. Però credo che ci voglia, insomma, bisogna avere poi la mente carica per poterne fare un altro nel migliore dei modi, perché adesso i risultati ovviamente ci permettono e ci danno, come dire, l'obbligo di doverne fare quando sarà un altro fatto al meglio. Questo è scontato. Ecco Amadeus, questo Sanremo 2020 sarà ricordato anche per alcuni momenti molto particolari. Siamo un po' fuori qua dalle canzoni, stiamo parlando dei ricordi di Fabrizio Frizzi, oppure quel momento dedicato a Paolo, il cantante, lo ricordiamo, ammalato di SLA. Ecco, certamente situazioni molto emozionanti, ecco, senza però scadere nel pietismo, no? Ci pare da osservatori esterni, e non è un momento, non parliamo di canzoni, ecco, perdonaci questo in questo momento. Io sono contento anzi che tu ricordi questo, perché quelle sono cose che nascono spontanee. Io non riesco a mentire, soprattutto sono io non amo le ipocrisie o le cose pompose per fare audience o per fare pubblicità o per mettermi una medaglia al petto. L'idea, quando faccio una cosa, è di farla veramente con il cuore. Quindi quando io ho chiamato Carlotta Mantovan per dirle: guarda Carlotta, è il giorno, è il compleanno di Fabrizio, avrei piacere, lei mi ha detto: guarda, ma solo perché me l'hai chiesto tu e perché mi hai spiegato come lo vuoi fare, io vengo volentieri. E l'ho fatto esattamente come l'ho spiegato a lei, cioè come lo si dovrebbe fare tra due amici. E gli amici non siamo solo io e Fabrizio, ma è il pubblico, perché credo che sia una delle persone più amate della storia della televisione. E quindi il pubblico il compleanno l'avrebbe festeggiato esattamente così, senza esagerare, anche perché Fabrizio non era uno che amava le cose, come dire, pompose, ma era una persona assolutamente discreta e di una simpatia contagiosa. E la stessa cosa per Io sto con Paolo, l'ho invitato il giorno dopo che non era passato alle selezioni successive dei giovani, era passato da 842 a 60, perché la canzone mi piaceva molto, poi non è andato oltre, io l'ho invitato subito il giorno dopo e anche con lui ci siamo sentiti più volte al telefono, e doveva essere lui il protagonista per permettergli non solo di cantare la canzone ma di raccontare quello che lui ha voluto raccontare. Quella lettera che ha scritto lui l'ha scritta e mi ha detto: posso leggerla? Io ho detto assolutamente sì, e quindi non ho pensato all'audience, non ho pensato a nient'altro se non a dare a lui la possibilità di realizzare il suo sogno come io stavo realizzando il mio. Ecco Ama, quando parliamo di Benigni, dai, della sua partecipazione, cosa hai provato quando lo hai presentato?
guarda, ci siamo sentiti una volta dove lui mi ha fatto sapere che stava riflettendo sul fatto di venire al Festival di Sanremo. E questa cosa mi ha ovviamente mi ha sorpreso, erano credo 9 anni che lui non veniva a Sanremo, e allora ci siamo incontrati, abbiamo fatto un piacevolissimo pranzo insieme, una persona di una semplicità, di una simpatia travolgente. Lui mi ha detto: io, se a te fa piacere, io vorrei venire a Sanremo. Io, guarda, a me fa piacere, io ti vengo a prendere dovunque, ovunque tu sia, perché per me è una grande gioia. E non ho voluto sapere minimamente che cosa avesse presentato. Lui mi ha detto: vuoi sapere cosa farò? Io ho detto: no, Roberto, tu sei per me un assoluto fuori classe, sei il premio Oscar, tu puoi venire sul palco di Sanremo e dire e fare ciò che desideri, io non voglio sapere niente, sarà una sorpresa anche per me. E devo dire che è stata una cosa molto alta, molto particolare, fortissima, che rimarrà nella storia del festival. Verissimo. Amadeus, grazie di cuore di questi minuti. Ah, se hai notizie di Bugo, mandaci un tweet. Okay. Un abbraccio a tutti gli amici, anzi meraviglioso pubblico di RTL 102.5. Ciao a tutti. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.